Oggi parliamo di un'opera nuova che è la Treccani, no? La prestigiosissima enciclopedia Treccani, che è stata trasformata anche in una enciclopedia in due volumi, che per la prima volta, così come è per i dizionari, ma anche questa enciclopedia si può acquistare a un prezzo di 180 euro circa nelle librerie italiane. Ecco, come mai, Franco Tattò, lei è l'amministratore delegato della Treccani, come mai questa decisione di uscire dalle mura di casa, cioè di andare in libreria? Vendiamo i libri in libreria non è una grande novità, no? Che idea banale. Per l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana è stata invece una Una decisione, una rivoluzione. rivoluzione interna, anche molto discussa ovviamente, no? Perché noi nei nostri 80, oltre 80 anni di vita non abbiamo mai venduto in libreria. Questo, diciamo, ingresso in libreria è stato preparato da un lungo lavoro precedente. Infatti in libreria non andiamo con le nostre enciclopedie tradizionali, che sono quella più piccola, 15 volumi, ecco, quindi non andrebbe bene. Oltretutto l'enciclopedia Treccani ha un linguaggio, diciamo, non dico difficile, ma diciamo complesso, no? Un linguaggio complesso, è scritto in un linguaggio molto Ma complesso. quante voci ci sono? In questa ci sono 22.000 voci, questo che mettiamo in libreria, ma è un'operazione, cioè, complessa in questo senso, che nelle enciclopedie tradizionali si assommano la parte enciclopedica, quindi sono le biografie, le definizioni concettuali e così via, alla parte lessicale, cioè quello che c'è in un vocabolario. Ecco, in questa enciclopedia non c'è la parte lessicale. In altre parole, se si vuole ricomporre, no, un'enciclopedia tradizionale, bisogna comprare la enciclopedia e il vocabolario, quindi si ha tutto a questo punto. Questa enciclopedia è stata fatta 2 anni fa. È disponibile nel nostro programma editoriale in 3 volumi, no? Quella che mandiamo in libreria ha un contenuto identico, Ma in due ma volumi. in 2 volumi con un numero di pagine superiore. Questo, i 2 volumi, anche per rendere il prezzo più contenuto. È scritta in un linguaggio più accessibile, cioè è un'opera rivolta ai giovani. Ma Infatti mi tolgo una curiosità, Tatò, nel mondo di Google o di Wikipedia, la gente sfoglia ancora molto le enciclopedie? Ma credo che nel mondo di Google vengano poco sfogliate, con molti rischi ovviamente, ecco, perché quello di cui noi andiamo abbastanza fieri è il fatto di non pubblicare nulla che non sia accuratamente controllato da un comitato scientifico. Quindi questa è e quindi diciamo così, cioè, infatti io uso dire. In una tesi o in una tesina si può citare la Treccani, ma non si può citare Wikipedia. Insomma, è un bellissimo regalo, eh? Possiamo suggerirlo in qualche modo per chiunque possedere una enciclopedia di questo genere, anche abbastanza facile da consultare, perché 2 volumi, insomma, occupano uno Un spazio. regalo di Natale con lo slogan che stiamo usando in questo momento: per la scuola e per la vita. Grazie, Franco Tatò, quindi La Treccani in 2 volumi.